Gianluca Caffarena questa sera qui alla Camera di Commercio presenta il suo secondo romanzo Il Velo, un romanzo che racconta l'epopea di una potente famiglia genovese e la sua caduta attraverso tre generazioni. Che cosa è rimasto di quella Genova? Lo stile, il ricordo, un antiquato buon gusto, abbiamo perso molta ipocrisia. Ma non è necessariamente un bene, perché all'ipocrisia di allora si accompagnava una delicatezza, un savoir-faire, ancorché magari finti, di cui oggi non c'è più traccia. Aridateci la TV con un solo canale in bianco e nero e non avremo più quei pollai sguaiati di quel tempo. Nel mio romanzo cerco di ricostruire i vezzi stilistici, i modi, le abitudini e quella estetica borghese che, con tutti i suoi limiti e le sue malignità, di cui ora non c'è più traccia. E che cosa c'è di autobiografico in questo romanzo, se c'è qualcosa di autobiografico? Qualcosa di autobiografico c'è, perché anch'io ho avuto personalmente una parabola di questo genere, ma soprattutto sono stato parte parte attiva, coinvolta in quegli ambienti, anche se i miei personaggi sono tutti più ricchi di come ero stato io, neanche nei miei anni urgenti. Comunque sì, ho respirato un po' quel clima dei quartieri alti. In questa perdita dei valori che lei descrive c'è una metafora per descrivere anche la Genova odierna? La Genova odierna la conosco poco, perché dopo le mie disavventure finanziarie sono rimasto ancora a lungo a Genova, perché avevo ancora degli altri interessi e per non dare l'idea che scappavo. Quindi tutti quelli che si erano convinti che avessi messo da parte chissà quali somme, nel tempo adesso mi vogliono nuovamente bene, perché hanno capito che sono stato povero e stupido, diciamo. Ragion per cui a Torino poi mi sono fissato una decina d'anni dopo. Lì sto molto bene, un ambiente raffinato, conosco praticamente soltanto il mio isolato, e poi vado spesso a Milano, dove ho una valida compagna che è ormai la mia ragione di vita, subito dopo la letteratura. Non scrittore, ma grafomane.